Ragazzi, stamattina mi sono svegliato, prendo il cellulare, notizia di OneFootball, mi dice 10 giocatori che sono in scadenza, che andranno in scadenza a parametro zero il 30 giugno. Ho deciso così di farci un video, andremo a vedere nome per nome di questi 10 giocatori che andranno in scadenza. Li ho prima visti, prima di fare il video, li ho visti, ci sono grandissimi nomi, ma anche nomi normali, ma comunque sempre un bel video per vedere quali giocatori comunque di buon livello vanno in scadenza il 30 giugno. Il primo che ci riporta OneFootball è Lionel Messi. Si sa che comunque Messi sembra che sia a un passo dal rinnovo con il Barcellona, comunque non dovesse arrivare mai, casomai sto rinnovo, lui andrebbe in scadenza il 30 giugno 2021. Però ci sarebbe l'accordo con i Blaugrana per il rinnovo fino al 2031, riferisce una stampa spagnola. Con i prossimi 2 anni in cui continuerà a giocare in Liga per poi andare all'Inter Miami in MLS. Questa è diciamo l'offerta. Nel suo nuovo contratto il 33enne dovrebbe arrivare a percepire un totale di 240 milioni. Non so se all'anno, ma comunque dovrebbe percepire intorno ai 240 milioni. Ammazzate, dico io. Poi Gianluigi Donnarumma, che ne abbiamo parlato anche tantissimo, andrà in scadenza il 30 giugno con il Milan, non rinnoverà col Milan. Queste sono le voci che si girano. Ha detto anche Maldini che non rinnoverà Gianluigi Donnarumma con il Milan. E bisogna vedere in che squadra andrà Gianluigi Donnarumma. Si parla di Juventus, si parla di PSG, si parla anche di qualche altra squadra. Comunque le principali sono sia Juventus che PSG. Comunque questa situazione Donnarumma si sbloccherà solo e dopo l'Europeo, quando l'Italia finirà il suo Europeo. Altro nome importante, Memphis Depay, che va in scadenza con il Lione. Ad onor di cronaca, Sport Mendes oggi avrebbe lanciato la bomba di mercato. Beh, quando lancia Sport Mendes ti sembra da prendere un po' con le unghie. Depay, che è un 27enne che va in scadenza con il Lione. Su di lui ci sono squadre italiane, ho letto anche la Juve interessata a Depay, adesso sembra anche un po' l'Inter, comunque bisogna vedere un po' la destinazione di Depay, che comunque sembra non rinnovare neanche lui con il Lione. Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza, giocatore del Milan, anche lui andrà in scadenza dopo aver raggiunto la Champions League, sembra che potrebbe partire anche Hakan Calhanoglu, anche se negli ultimi giorni sembra che ci siano stati dei contatti con il suo agente per cercare di trovare un rinnovo con il Milan, quindi per rimanere ancora per Milan per qualche anno. Comunque anche per lui sarà decisiva la fase dopo l'Europeo, si parlerà del rinnovo molto più approfonditamente, si entrerà molto più nel vivo del suo rinnovo solo dopo l'Europeo. Comunque anche lui è un giocatore che va in scadenza, quindi da tenere sotto d'occhio. Altro giocatore, Wijnaldum, che andrà in scadenza lui anche lui il 30 giugno, però per lui arriva, si parlerà subito di Barcellona, sembra che sia già stato trovato un accordo con il Barcellona, centrocampista tecnico e di grande quantità, che ha vinto anche una Champions League con il Liverpool. Wijnaldum, centrocampista che approderà al Barcellona dopo il 30 giugno, anche per lui comunque si parlerà sempre dopo l'Europeo. Nonostante siano state innumerevoli attenzioni delle big europee su Wijnaldum, il centrocampista dei Reds avrebbe scelto, secondo Mundo Deportivo, grande testata giornalistica spagnola, che è molto molto affidabile, andrà al Barcellona, accordo addirittura d'arrivo. Sergio Ramos, questo altro grandissimo, grandissimo nome, ragazzi. Sergio Ramos, che non è stato convocato da Luis Enrique per quanto riguarda l'Europeo con la Spagna. E come è uscita ieri la notizia bomba, non rinnoverà il contratto con il Real Madrid. Quindi bisogna vedere dove andrà questo Sergio Ramos, che ancora, nonostante qualche infortunio di troppo, è ancora un difensore di altissimo livello. Quindi veramente la squadra che si può accaparrare Sergio Ramos farebbe, a mio avviso, un colpaccio. Il capitano avrebbe dato il suo no al taglio di spendere il 10% chiesto da Florentino Perez. Quindi lui, uno dei motivi anche per il non rinnovo, perché avrebbe detto di no al taglio degli stipendi il 10% che aveva chiesto Florentino Perez, visto la crisi economica che stanno passando anche le squadre le squadre di calcio. Una trovata del presidente, secondo Ramos, che servirebbe per finanziare l'acquisto di Mbappé al PSG. Quindi questa mossa qui di 10% servirebbe anche ad acquistare Mbappé dal PSG. Altro nome, questo un po' meno caldo, ragazzi. Isai, 27enne, un futuro diverso tra l'Italia e l'estero. Si parlava anche un po' di Milan per lui, però comunque non si sa ancora bene la sua destinazione. Anche per lui comunque si parlerà di una nuova squadra o in Italia o all'estero, ma comunque questa è una cosa sicura, non rinnoverà con il Napoli. Raul Silva, questo ragazzi forse non lo conoscete, portiere del Granada, che quest'anno ha fatto una buona stagione con il Granada, che è andato comunque in quarti di
semifinale di Europa League è in scadenza. A sondare discorsi relativi al suo profilo in Italia si è fatto il nome soprattutto della nuova Roma di José Mourinho, quindi potrebbe approdare anche in Italia alla Roma di José Mourinho, a cui interessa sostituire Paulo Lopez con Mirante, ormai che quindi la Roma vuole un nuovo portiere, perché Paulo Lopez non è affidabile per fare il primo, Mirante ha già dato i saluti con la Roma, quindi può arrivare in scadenza di contratto dal Granada Rau Silva, portiere della nazionale portoghese, rientra nei desideri dei parecchi club, uno di questi club è italiano, è proprio la Roma di José Mourinho. Boateng, altro bel nome questo qua ragazzi, Jeremy Boateng, addio Boateng, addio Bayer. Ora dove va? Il 32enne, classe 32enne del Bayern Monaco, tedesco, lo conosciamo, grande carriera per lui, fa sognare l'Europa, in cerca di un altro contratto in un top club. Nei giorni scorsi ho parlato di Roma, Lazio, interessato al difensore, quindi potrebbe addirittura approdare Italia. Non so quanto potrebbe veramente andare a Lazio, visto che comunque penso che abbia un ingaggio comunque abbastanza alto un giocatore come Boateng. Allora forse può essere anche fattibile, visto la nuova dirigenza, visto la voglia di far crescere il club e di far vincere qualcosa in breve tempo possibile, se non si sarebbe mai spiegata la scelta Mourinho in panchina. Quindi Boateng potrebbe anche approdare in Italia, però si parla di un ingaggio per lui intorno ai 7 milioni di euro. Credo che la Lazio non possa mai andare uno come Jerome Boateng. Alla Roma volentieri sì, se si mettono un po' di soldi lì potrebbe anche approdare Boateng alla Roma. 7 milioni di euro è il suo ingaggio, che vi ricordo che Boateng va in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco e non rinnoverà. Altro nome, Nicola Maximovic, ed ultimo nome ragazzi, andrà in scadenza con il Napoli. Su Maximovic ci sarebbe l'interesse di Lazio e Milan, un po' come completare il pacchetto difensivo di queste due squadre, certo non fare il titolare. Con la squadra rossonera che potrebbe approfittare dell'occasione in virtù dei discorsi con il proprio agente del giocatore, in cui è arrivato in giornata a casa Milan. Quindi Maximovic ci sembra vicino al Milan, parametro zero, un giocatore che si può fare affidabilità, non per fargli fare il titolare, ma comunque per fargli fare qualche partita, magari meno importante, ma comunque per completare il pacchetto difensivo. Fatemi sapere la vostra sotto con un commento, cosa ne pensate di questa mia analisi, questi 10 nomi della top 10 dei giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno. Pollicione su al video, iscrizione al canale ragazzi, mi raccomando, siamo vicini ai 900 iscritti. Noi ci becchiamo un prossimo video, bella ragazzi.